La fase salico-anale, la sessualità e la famiglia. Allora, un caro amico, tramite la messaggistica privata di Facebook, mi pose una domanda e mi dice: volevo chiederle se è possibile da adulto superare la fase salico-anale di cui parla Sigmund Freud. È possibile andare oltre da soli o bisogna rivolgersi ad uno psicologo? Io gli ho risposto: ora ci penso e poi ti faccio sapere. Come è mio solito, io non faccio il nome di questo caro amico che mi ha fatto questa domanda. Qua preciso che io non sono uno psicologo. Io sono stato un docente di filosofia e storia nei licei classici scientifici, poi sono stato preside di ruolo sempre nei licei classici scientifici, però nella mia preparazione culturale ci sono anche degli studi di psicologia, specialmente studi su Sigmund Freud e anche su altri psicoanalisti, Sandor Ferenczi, Carl Gustav Jung, eccetera. Della fase salico-anale io ho già parlato, in un celeberrimo video che metterò come link nel riassunto di questo video. Poi, tra l'altro, della fase salico-anale ho parlato in questo mio romanzo, Il marinaio delle Antille, che è ambientato ai tempi del Terzo Reich, anche se il titolo è Il marinaio delle Antille, però è ambientato dentro il Terzo Reich di Adolf Hitler, di Ernest Röhm, in specie di Ernest Röhm, e non Strom, la notte dei lunghi coltelli, la notte dei lunghi coltelli, quando le SS eliminarono i vertici delle SA, delle squadre d'assalto di Re Ernest Röhm, sulle rive del lago Visi, lago Visi, e i vertici delle SA stavano negli alberghi lì attorno al lago e facevano l'amore fra di loro, facevano l'amore fra di loro, i vertici delle SA. Sì, erano persone intelligenti, ma erano quasi tutti nella fase salico-anale perché facevano l'amore fra di loro, facevano l'amore la notte dei lunghi coltelli. Le SS eliminano le SA. Ne ho parlato qua. Le SS di Adolf Hitler eliminano le SA di Ernest Röhm. E le SA di Ernest Röhm se ne stavano negli alberghi su un bel laghetto. Facevano l'amore fra di loro. E allora, la fase salico-anale, sì, ne ha parlato a lungo Sigmund Freud, ne ha parlato a lungo, e sessualità e famiglia, da che cosa è caratterizzata la fase salico-anale? Cioè un adulto che diciamo è un po' fissato, si è fermato alla fase salico-anale, cioè si è sviluppato come intelligenza, ma come emozioni, passioni, sentimenti, sessualità è fermo alla fase salico-anale. È successo che sessualità e famiglia, sessualità e ambiente, e la nostra sessualità non è proprio del tutto genetica, deriva pure dall'ambiente. Se uno ha un padre o una figura paterna particolarmente presente, ossessiva, o soprattutto una madre particolarmente ossessiva, se un bimbo
subisce delle manipolazioni, manipolazioni a livello dello sfintere anale dei titillamenti da parte di una figura genitoriale maniacale, la fase appena nati, no? Si insegna ai bimbi fare la pipì e la popò nel vasetto, ma questo insegnamento deve essere non ossessivo. Ci sono casi di eccessivo titillamento degli organi sessuali e dello sfintere anale. Può darsi che un bimbo resti fissato alla fase sadico-anale, che io definisco la fase del collezionista, no? Quello che fa le collezioni delle monete, delle figurine, dei soldatini. Essere fermi alla fase sadico-anale vuol dire anche avere, per esempio, si chiama la mania della pulizia, vedere lo sporco dappertutto, vedere lo sporco dappertutto, ovunque c'è sporco, pulire in continuazione. Pulire le cose va bene, ma quando si diventa schiavi di questa mania di pulizia, siamo fermi alla fase sadico-anale. Ripeto, c'è un mio celebre video e te lo metto come linea di riassunto di questo video, lo rimetto qua, sulle varie fasi della crescita, crescita della sensualità, delle emozioni, dei sentimenti, e poi soprattutto ne parlo qua, perché qua si spiega molto bene che molte volte dietro la divisa di soldati ubbidienti, valorosi, di cieca fedeltà, si celano soggetti fermi alla fase sadico-anale. Bene, quindi, caro amico, prova a dare un'occhiata a questo mio romanzo storico, capito? Che è ambientato ai tempi del Terzo Reich, ai tempi del Terzo Reich. Ci sono gli archivisti, i collezionisti, gli archivisti, per esempio quelli della Gestapo avevano un archivio sterminato, quelli della Gestapo, probabilmente quasi tutti quelli della Gestapo, archivisti, collezionisti di documentazione, erano fermi alla fase sadico-anale, anche quelli della Stasi, no? La polizia segreta in Polonia, anche quelli probabilmente erano fermi alla fase sadico-anale. Allora, se ne può uscire bene. Uno non esce dalla fase sadico-anale se non lo sa di essere fermo alla fase sadico-anale, ma mi pare che tu sei consapevole di esserlo. Allora, se sei consapevole di esserlo, sappi che non dipende da te, dipende dall'ambiente familiare, dipende da tuo papà o dalla figura, una figura paterna, dipende da tua mamma o da una figura materna. Ti hanno ossessionato. Poi io ti consiglio, caro amico, stranamente, ti consiglio di leggere quest'opera. Questa è l'opera più bella che io ho letto sul Buddha, vedi, il buddismo del Buddha. Procurati quest'opera, vedi? Te la procuri presso questa casa editrice, vedi? L'autrice, guarda, vedi? Ok? Poi magari procurati pure una copia della Stirpe del Serpente, perché anche qua si parla delle questioni che hanno a che fare con l'ambiente familiare. Va bene, caro amico? Sì, puoi fare da te. Vedo che ne sei consapevole, quindi già la consapevolezza è il primo passo per superare la tua soddisfazione.
relazioni. Va bene? Ok, caro amico?